minuti vediamo tre modi per affrontare il rifiuto negli appuntamenti. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram e Massimo Tramasco Ufficiale su TikTok. E veniamo al tema. Tre modi per affrontare il rifiuto negli appuntamenti. Allora, quando una donna intanto arriva diciamo, a cercare di farsi invitare, già parte col piede sbagliato. Quando arriva a invitare, il piede è ancora più sbagliato, perché entri in uno stato, in una situazione in cui non dovresti entrare. È sbagliatissimo, sperare, diciamo, di affrontare una situazione in cui tu ti metti all'inseguimento di un uomo, perché se insegui un uomo non ottieni di fatto veramente nessun risultato. Il risultato positivo lo ottieni soltanto se sei tu a cercare quest'uomo, a non cercare quest'uomo, ma è lui a cercare te. Quindi, però devi imparare a dare degli stimoli, devi imparare a stuzzicare. Questo è l'unico modo per evitare il rifiuto. Quindi, se tu vuoi affrontare il rifiuto, ma anche evitarlo, più che affrontare, direi evitare il rifiuto, affrontarlo nel senso di evitarlo, devi comportarti in questo modo. La prima cosa è devi renderti conto del fatto che un rifiuto intanto non è mai un rifiuto a quello che tu sei, ma eventualmente al tuo modo di comunicare. Quindi l'unica cosa che tu devi fare è dare degli stimoli a questa persona. E mettere subito la tua disponibilità indirettamente. Ad esempio, potresti dire: guarda, le ah, sai che una volta mi piacerebbe proprio uscire con te. Peccato che, guarda, è un periodo che proprio non posso, non riesco. In questo modo lo rifiuti tu. Lo rifiuti tu. Perché se tu dici a un uomo: mi piacerebbe una volta uscire con te. Bah, nessuno ti dirà no in assoluto, anche il catramista cassintegrato, anche quello che, o anche l'uomo di qualità, o anche quello che in realtà ti vede solo, ti ha vista come una, diciamo, che pensa di portarsi a letto, ma difficilmente rifiuterà di dire: ah, va bene. E quindi tu inizi tanto a somministrare tu lo rifiuto, perché tu gli dici: ah, guarda, però non posso. Piacerebbe tanto uscire una volta con te, insomma, vederci, incontrare. Cioè, però guarda, un periodo che sono piena di lavoro, sono piena di appuntamenti, guarda, non sembra, e qua inizi a mettere un po' di antagonisti, non sembra, ma meno, come dire, questi uomini ti invitano proprio, non so, qui fai un po' la modesta, non so cosa ci trovano, perché continuano a invitarmi, ho tantissimi inviti, non riesco più a gestirli. Ecco, questa è un po' una modalità, diciamo, già per fargli capire che comunque non è che sei lì disponibile la cosa, e tanto gli somministri tu il rifiuto. Seconda cosa, devi radicare valore nella tua persona, cioè nel tuo carattere. Devi fargli capire che sei una donna di valore, che sei una donna con un carattere forte, una donna che sa quello che vuole, e questo puoi farlo sia direttamente sia indirettamente. Insomma, intanto essere per te stessa una donna raffinata, elegante, e anche che sa parlare, perché non, questo veramente, se sei un'ignorantona, vai a studiare, fai qualcosa, perché come dire, non ha senso essere completamente ignorante, insomma, nelle tue cose. Devi cercare di essere una donna che sa quello che vuole, devi cercare di essere una donna che sa esattamente come
portare avanti le cose, le situazioni. Questo è un punto veramente fondamentale, un punto molto importante. Quindi cerca di essere veramente, come dire, una donna di valore, raffinata, elegante, di successo, ma questo successo cerca di manifestarlo, devi anche presentarti come una donna indipendente, una donna che sa quello che vuole. Insomma, dimostrare di avere carattere, non di essere una bisognosa, una che non vede l'ora di mettersi con un uomo, anzi, devi utilizzare la psicologia inversa. Lui non deve assolutamente pensare che tu ti vuoi mettere con un uomo, deve pensare che tu non ti vuoi mettere con nessuno, perché ci sono gli uomini che valgono pochissimo e devi farti percepire come una donna estremamente esigente nelle relazioni interpersonali. Per stare con un uomo devi proprio trovare quello, insomma, che uccide il drago a sette teste. Questo è un altro punto fondamentale che ti suggerisco di fare. E poi l'altra cosa, l'altro modo è quello di attendere, diciamo così, dopo che hai dato tutti questi stimoli, lui sicuramente in qualche modo ti inviterà. E qui gli propini tu il rifiuto. Dice, vabbè, dai, magari questa volta non riesco, però un'altra volta faremo. Dai, fatti sentire una volta che sei libero. Insomma, devi tendere un po' l'elastico del desiderio, perché più l'elastico del desiderio è teso, e devi essere tu a prendere la decisione. Quando lui proprio non ti rendi conto che è coinvolto, che vuole fare. Come dire, vuole a tutti i costi vederti, anche forse poi solo con l'obiettivo magari di portarti a letto. Tu devi dire no, guarda, non riesco, ma ti faccio sapere io quando posso. E se tu interagendo un po' con lui intuisci che ne so, una sera, una volta lui c'ha qualche impegno, e tu devi dire guarda, io se vuoi sono libera quel giorno lì, altrimenti poi vedremo. Ecco, se lui, tu ti rendi conto che disdice il suo impegno per vedere te, vuol dire che mette tantissime energie. Questo è un altro punto fondamentale, perché tieni presente che più energie una persona mette, più si coinvolge. Questa è un po', come dire, la regola base della seduzione, no? Chi fa un investimento si innamora, si coinvolge. E invece, chi non fa investimenti non si innamora e non si coinvolge. Questo capita perché, ogni volta che investiamo energie c'è un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva che ci fa scattare nella testa il fatto: beh, se ho fatto tutto quello, significa che veramente ero innamorato di questa persona, che veramente ero coinvolto di questa persona. Ecco, queste sono le tre, possiamo dire, strategie migliori che ti suggerisco di utilizzare per evitare il rifiuto negli appuntamenti e anziché avere a che fare con uomini che ti sfuggono, in qualche modo li tra virgolette addestrerai e vedrai che saranno loro a cercarti, saranno loro a inseguirti, saranno loro a desiderarti, saranno loro a desiderare di compiacerti. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. Inoltre iscriviti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo anche che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!